Ricche di spunti di riflessione, ben ritrovati e naturalmente ben ritrovato e grazie per essere ancora con noi all'ambasciatore Alberto Bradanini. Grazie dell'invito, grazie Paolo e grazie a chi ci ascolta. Ricordo che l'ambasciatore Bradanini è stato per tanti anni capo missione diplomatica ambasciatore d'Italia presso due importantissime capitali mondiali, sto parlando di Teheran e di Pechino, oltre a presiedere il centro studi sulla Cina contemporanea. Vi rivio tra l'altro a questo sito e naturalmente anche alla consultazione di tutti i documenti perché è estremamente interessante per tutti gli aggiornamenti che vi sono contenuti e ricordo naturalmente anche i libri di cui è autore Alberto Bradanini, oltre naturalmente a tutte le sue analisi che potrete ritrovare anche sul canale, l'ultima delle quali devo dire che è andata per i miei standard anche molto bene perché abbiamo superato le 700 visualizzazioni, quindi è stata, devo dire, molto molto apprezzata e questo mi fa sinceramente un grande piacere, la ringrazio ancora naturalmente. Oggi siamo qui per parlare, l'avevamo preannunciato la volta scorsa, del voto per le elezioni europee. Oramai ci siamo, domenica prossima si andrà alle urne, chi vorrà almeno farlo, per scegliere i rappresentanti, in questo caso i rappresentanti italiani, presso il Parlamento europeo. Ecco, io la prima domanda che mi sentirei di farle è, secondo lei, che tipo di rilevanza sia in senso politico che anche, diciamo, per quella che può essere la situazione proprio italiana, può avere questo voto. Poi, naturalmente, le esprimerò anche io la mia opinione, però le do assolutamente spazio in prima battuta. Grazie a chi ci ascolta ancora una volta. Un filosofo del XIX secolo diceva che davanti ad una crisi gli uomini ignoranti non si pongono alcuna domanda, gli uomini intelligenti cercano le soluzioni e gli stupidi invece i colpevoli. Noi abbiamo una crisi esiziale potenzialmente davanti. E il quadro sociologico della nostra società è sintetizzato con il pensiero che ho appena espresso. C'è un sostanziale degrado dell'analisi critica, direi strutturale, che oltrepassi il momento specifico. Che solitamente quando si entra troppo nel dettaglio non consente una sufficiente distanza per capire cosa realmente stia succedendo. Quindi, nell'assenza di reazioni da parte di un popolo frastornato come quello di quale siamo parte, come noto, nessuno sa nulla fondamentalmente. E nessuno intende neanche studiare, analizzare, approfondire, e la maggior parte, la stragrande maggioranza, direi, delle persone si accontenta di leggere un articolo di giornale o di guardare 5 minuti la televisione, trae le sue conclusioni e diventa esperto di questo mondo. Lo dico con molto rispetto perché, attenzione, non tutti hanno il tempo e anche l'energia per approfondire temi complessi, se devono lavorare 8-10 ore al giorno per portare a casa un pezzo di pane per la propria famiglia. Quindi, lungi da me guardare dall'alto e con un atteggiamento snob le sofferenze del popolo che ci circonda, eppur tuttavia, insomma, questo è quello che emerge ad uno sguardo genuino. Dunque, un popolo frastornato non solo dall'assenza di consapevolezza, ma anche dal consumismo che è fondamentalmente, insieme al narcisismo, insomma, la malattia strutturale del nostro tempo. Ecco, in queste condizioni non è che si sia nella possibilità di spiegare alcunché. Quello che cerchiamo di fare è di riflettere ad alta voce su alcuni aspetti che possono interessare il potenziale elettore, visto che parliamo delle prossime elezioni del Parlamento europeo, affinché insomma, qualcuno, quelli che ci ascoltano, possono aggiungere queste nostre riflessioni alle loro convinzioni.
e per poter poi agire di conseguenza. Dunque, in questo quadro che chiamiamo contesto politico, economico, monetario e persino militare dell'Unione Europea, vorrei mettere enfasi su alcuni aspetti, e cioè che le decisioni che noi pensiamo siano assunte a livello europeo, in realtà sono prese altrove. Quindi le elezioni europee, è il mio pensiero, insomma, forse radicale, che poi insomma cercherò di argomentare, se ci sarà tempo, queste elezioni, le elezioni europee in generale, non servono a nulla. Servono soltanto a sostenere una parvenza di democrazia che noi in realtà abbiamo cancellato, perché l'Italia, come gli altri 26 paesi dell'Unione Europea, ha rinunciato alla propria sovranità in campi fondamentali, che riguardano non soltanto l'economia e la moneta, ma anche le istituzioni politiche. Per la verità, tra questi 27 paesi ce ne sono alcuni che intanto non hanno rinunciato affatto a questa sovranità, e poi in ogni caso hanno la forza politica ed economica per imporre le loro decisioni al resto dell'Europa, facendole passare come una decisione assunta all'unanimità o in taluni casi a maggioranza. E parlo ben inteso del cosiddetto direttorio europeo, e cioè Francia e Germania. Ma adesso, entrando nel merito, vorrei ricordare che il Parlamento europeo, che noi eleggeremo, quelli che andranno a votare, per la verità, tra pochi giorni, è un Parlamento finto, perché diversamente dagli altri parlamenti nazionali, insomma quelli che si sono affermati nella storia come assemblee di rappresentanza del popolo, non ha la facoltà, il potere di iniziativa legislativa, quindi non può fare le leggi. E dunque, se un Parlamento non può fare le leggi, a cosa serve? È una domanda retorica, ma piuttosto essenziale. Le leggi vengono elaborate dalla Commissione, ma in realtà nemmeno dalla Commissione. Vengono elaborate dai funzionari della Commissione che assistono i commissari, dai funzionari delle istituzioni europee, che normalmente nei fatti sono soggetti a forti pressioni delle multinazionali che impongono i loro interessi al processo di definizione normativa dell'Unione Europea. Questo è quello che avviene nei fatti. E dunque il primo punto di critica è che il Parlamento europeo considera le leggi che vengono presentate dalla Commissione dopo essere state preparate da questi funzionari, e in teoria avrebbe la possibilità di modificarle e poi di rimandarle indietro. La Commissione, una volta modificati questi provvedimenti, potrebbe assumersi la responsabilità di rimandarli di nuovo in Parlamento, e se il Parlamento poi li licenzia, farli arrivare al Consiglio, e cioè al luogo dove sono rappresentati i governi dei Paesi membri dell'Unione Europea, che
che ha l'ultima parola in merito. Quindi questo è il procedimento legislativo. Però quello che mi preme sottolineare, al di là di queste technicalities, è che queste norme fondamentali per il funzionamento della cosiddetta democrazia europea non le conosce nessuno. E cioè i trattati istitutivi dell'Unione Europea, che potremmo chiamare sinteticamente la Costituzione Europea, sono norme sconosciute, ma non dalla maggioranza degli europei, da tutti. Soltanto un ristrettissimo gruppo di giuristi legulei, che hanno dedicato mesi e mesi, se non anni, ad approfondire i testi normativi dell'Unione Europea, sanno davvero come funzionano le istituzioni europee, perché questi trattati, che non sono l'equivalente della Costituzione italiana, una Costituzione straordinariamente chiara e normativamente esaltante, un'eccellente Costituzione nata non a caso dalla vittoria contro il fascismo e contro le truppe naziste che occupavano il nostro territorio nel secondo dopoguerra, ma anche con uno sguardo alla sovranità popolare e alla soddisfazione dei bisogni del popolo. Ecco, quella Costituzione lì è agli antipodi di questa ferraglia normativa che chiamiamo trattati istitutivi dell'Unione Europea, che di Unione, ben inteso, non ha nulla. Ho detto della Commissione e del Parlamento per quanto riguarda il funzionamento delle leggi. La Commissione a sua volta è formata da funzionari nominati dai rispettivi governi. Di solito sono dei politici che hanno terminato il loro percorso politico, sono un po' marginali, se non addirittura ormai espulsi dal quadro politico nazionale, e che vengono esiliati in Europa. Poi abbiamo il Consiglio, come ho detto, il Consiglio è il luogo dove sono rappresentati tutti i governi e è il luogo dove le decisioni in Europa vengono assunte sempre e solo se due paesi sono d'accordo, e cioè Germania e Francia. L'Unione Europea è fondamentalmente un gruppo di paesi che segue le decisioni di questi due paesi, i quali si riuniscono prima di ogni riunione del Consiglio, giorno prima di solito, decidono cosa fare, e il giorno dopo il Consiglio dei Ministri europeo approva. Poi abbiamo la Banca Centrale Europea, che è fondamentalmente la istituzione più importante, perché è quella che governa la moneta. Ebbene, la Banca Centrale Europea è una banca privata che non ha nulla a che vedere con le altre istituzioni europee, non è prevista dai trattati istitutivi, è l'esito di un accordo interstatuale tra i 27, tra i paesi dell'Eurozona soltanto, 19, e non tutti vi appartengono, come sappiamo, e diversamente dalle altre banche centrali del mondo, quelle occidentali più importanti, la Federal Reserve, la Bank of England, la Bank of Japan e così via di seguito, la People's Bank of China, non ne parliamo, diversamente da queste grandi banche centrali, non ha l'obiettivo primario di far crescere l'economia e di combattere la disoccupazione, che sono i due obiettivi insomma principali di qualsiasi banca centrale, ma è soltanto quello di contenere l'inflazione. Per di più non deve rispondere a nessuna istituzione democratica. Ma com'è possibile che l'organismo più importante dell'Unione Europea agisca per suo conto, senza rendere conto a nessuno? Ma è una cosa aberrante, che non viene stigmatizzata da nessuno. E questi signori, che addirittura alcuni dei quali sono ancora sulla scena politica nazionale ed europea,
che hanno avuto dei ruoli di responsabilità a Francoforte. Non a caso la Banca Centrale Europea si trova a Francoforte, a sostegno di quello che dicevo un momento fa, di quali sono i paesi forti. Ebbene, questi signori nulla hanno mai avuto a che dire di queste radici, diciamo, distorte e antidemocratiche di istituzioni che stanno, e arrivo al punto, non a caso, stanno spremendo la ricchezza dei paesi gregari, in particolare quindi del sud Europa e dell'Italia, e umiliando le prospettive di tutela dei servizi pubblici, del benessere collettivo e anche insomma, delle prospettive di crescita economica. Come sappiamo, l'Italia è in fondo alla classifica di qualsiasi settore. A livello europeo. E questo è il quadro dell'Europa. Allora, la domanda è, poiché arrivo ed ho finito, poiché davanti ad un evento storicamente rilevante vi è sempre una ragione e bisogna sempre chiedersi qual è la radice strutturale che ha portato il contesto a svilupparsi in questa maniera, la radice è ben evidente. L'Unione Europea è lo strumento di sostegno della presenza e dell'espansione del capitale globalista, che è ben inteso un percorso che porta al cosiddetto imperialismo, un imperialismo europeo che in realtà poi esiste soltanto sulla carta perché a sua volta è debitore di un altro livello imperialistico che è quello dell'anglosfera che vede al centro gli interessi patologici, insomma le mire patologiche dell'espansionismo corporativo centrato sulle corporazioni di Wall Street, della City di Londra e che dunque vede al centro gli Stati Uniti d'America, dove il livello politico, il livello militare, il livello strategico si unisce a quello privato corporativo che siede in cima alla piramide. Un piccolo, devo aggiungerlo, chiedo scusa, un piccolo addendum riguarda la posizione della sinistra, perché è ben evidente che i partiti di destra, e non c'è bisogno neanche di aggiungere della cosiddetta destra, qualcuno dice che in realtà siamo davanti a due destre, una destra di governo e una destra di opposizione, ma rimaniamo ancora con la terminologia precedente, è ben evidente che la destra è intrinsecamente definita con la prospettiva di tutela degli interessi consolidati a favore delle classi dominanti. La sinistra invece dovrebbe essere all'opposto, ma la sinistra dopo la caduta del muro di Berlino 89, l'implosione dell'Unione Sovietica nel 91, ha abbracciato il mito iconico di una Unione Europea che ormai sfiora la religiosità e che riflette, se guardiamo con uno sguardo freddo, una realtà contraria rispetto a quello che avviene. E quindi ha abbracciato questa prospettiva, e cioè la cosiddetta Federazione Europea, chiamiamola così, nella quale l'Unione Europea dovrebbe poi sciogliersi come fosse un sostituto, diciamo, narcotizzato e inconscio dell'abbandono di un'altra religiosità che è stata, a mio avviso, il comunismo sovietico novecentesco. Quindi è un approccio politico di stampo religioso ha portato a questo capovolgimento di fronti e al punto tale che ormai è la sinistra che
che spinge più ancora della destra verso un assoggettamento, un asservimento totale degli interessi nazionali a questo sovranazionalismo di stampo globalista, capitalistico, che sta distruggendo il mondo del lavoro e i servizi sociali e le prospettive di vita dei nostri figli e dei nostri nipoti. Io innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziarla per questa straordinaria lezione sulla, diciamo, organizzazione e funzionamento, soprattutto dal punto di vista giuridico e istituzionale dell'Unione Europea, perché sono aspetti che non vengono mai affrontati. Cioè, si parla, lei ha detto giustamente in questa seconda parte del suo intervento, che c'è quasi un approccio di tipo fideistico, sì, religioso, è vero. Tant'è vero che, vorrei ricordare, lo stesso comunismo sovietico fece ampio ricorso a tutto il discorso del linguaggio religioso. Pensiamo alla questione delle icone, che fu ereditata dalla religione ortodossa e poi fu adottata anche per la rappresentazione dei leader di quello che fu il regime sovietico, no? Però, ecco, è interessante perché, cioè, qui non si tratta solo di dire essere europeisti e antieuropeisti, qui si tratta semplicemente di ragionare sui dati di fatto. I dati di fatto ci restituiscono un quadro che è perfettamente aderente a quello che lei ha descritto, cioè una istituzione che è sostanzialmente fondata su, diciamo, possiamo dire, su pochi uffici burocratici, che in sostanza poi sono rappresentativi di interessi totalmente strani al popolo europeo, e quindi a lungo andare, cioè, parlare in questo contesto di democrazia, a me, secondo il concetto che io di democrazia, riesce, diciamo, assolutamente inaccettabile, perché non è un assetto democratico. Questo è rappresentativo di interessi che però non sono gli interessi legittimi dei popoli e delle nazioni, ma sono interessi di quei centri a cui lei faceva riferimento. Io penso che quando si parla tanto, perché si paventa il rischio astensionismo, oggi c'è stato anche un titolo, mi sembra, del quotidiano La Repubblica, che non è esattamente il mio quotidiano preferito, che diceva appunto, in sostanza, se non mi ricordo esattamente le parole, però il timore del non voto. Beh, io mi chiederei più che altro le ragioni dell'eventuale non voto. Le ragioni credo che risiedano molto nel quadro che lei ha descritto, ma anche in una sostanziale disaffezione verso l'Unione Europea, che secondo me viene percepita voi come un'istituzione burocratica, ma soprattutto un'istituzione da cui provengono tutta una serie di imposizioni, lacci e lacciuoli. Io conosco persone che, per dire, come lei diceva, non tutti hanno il tempo, è vero, per carità, di seguire le notizie a livello economico, politico, ci mancherebbe altro, lo capisco. Però anche le persone che non seguono attentamente tutti questi fatti imputano, per quelle che sto parlando delle mie conoscenze personali, tutti i nostri mali al fatto, io testualmente le parole di queste persone sono: i nostri problemi sono iniziati quando noi siamo, tra virgolette, usano questa espressione, entrati in Europa. Evidentemente, diciamo che la percezione magari non sarà tanto circostanziata, però c'è. Quindi anche sulle ragioni, io più che denunziare il pericolo del non voto, mi interrogerei sulle ragioni del non voto, e quindi poi ognuno farà le proprie riflessioni, e credo che gli abbiamo fornito sufficienti elementi. Io vorrei approfittare della presenza di Alberto Bradanini come analista geopolitico anche per parlare dell'altro argomento, che invece al contrario mi pare che sia un attimino, come possiamo dire, non dico ignorato, ma molto bypassato dal cosiddetto mainstream, cioè la situazione che stiamo vivendo. Perché la mia sensazione è che il pericolo, o già soltanto il fatto di considerare non assolutamente teorico il pericolo di un vero della deflagrazione, un vero e proprio conflitto aperto, e non si sa bene neanche in quali termini, in quali con quali sviluppi, di una guerra sul territorio europeo, che comunque veda coinvolto il territorio europeo e gli stati europei e i soldati e le persone europee, aggiungiamo pure, evidentemente dovrebbe preoccupare molto di più che, non lo so, la partita di tennis, il circolo del poker, andare in palestra o andare in spiaggia, visto che il tempo a quanto pare adesso volge al bello. Ecco, io faccio un pensiero cattivo, poi le ricevo la parola, perché naturalmente le chiederei più che altro che sensazione ha, che idea si è fatto di tutto questo contesto, ma la mia sensazione è che non sarà che la gente percepisce i pericoli, i problemi, soltanto se glielo dice la televisione, altrimenti, come dire, sono cose che non mi riguardano, comunque la televisione non ne parla, quindi il problema non c'è. E poi, ecco, se posso permettermi anche di aggiungere un'ulteriore richiesta di una riflessione, un secondo punto, questa
conferenza di pace sull'Ucraina in Svizzera, che sinceramente, cioè io ogni volta che leggo qualche titolo su qualche testata, quelle serie, mi fa ridere perché ci sono un sacco di paesi che hanno detto o io non ci vado o io ci mando, che ne so, il ministro, il vice ministro, alla solidarietà umana e sociale, come dire, non me ne frega niente, non ci vado neanche o ci mando delle persone di serie B, un po' come quel vice sindaco, se non ricordo male, che in Cina era andato a ricevere Blinken, se non ricordo male, giusto a testimonianza dell'importanza che i cinesi davano a questo tipo di visita. Queste sono un po' le due questioni sulle quali mi piacerebbe ascoltare una sua riflessione, un suo parere, come dire a che punto siamo, come siamo messi e soprattutto c'è questo pericolo, perché secondo me purtroppo c'è, però non viene percepito. Sì, posso cercare di rispondere a queste domande. Non so se però per chiudere il discorso sull'Europa, forse è il caso di aggiungere Prego, prego. una riflessione su una domanda che potrebbe venire spontanea a coloro che ci ascoltano dopo aver accettato anche il ragionamento che ho cercato di proporre. Sull'attuale funzionamento antidemocratico dell'Europa rispetto alla democrazia che è garantita all'interno dei Paesi membri dalle rispettive costituzioni, comunque certamente è garantita ancora, almeno per un po', speriamo a lungo, ma non è certo, in Italia dalla nostra Costituzione nata nel 1948. Ecco, qualcuno potrebbe dire: sì, è vero, le cose stanno così, però la gente lì a Bruxelles, o magari a Berlino, a Parigi e altrove, non in Italia, perché noi non abbiamo presentato a mia conoscenza nessuna proposta di modifica di questi trattati, i cosiddetti partiti pro-europeisti, e cioè le varie bonine, chiamiamole così, insomma, così che hanno degli slogan, ma dietro ai quali non c'è nulla, questi partitucoli di centro sostanzialmente insignificanti, che però insomma portano acqua al mulino del neoliberismo militarista che abbiamo davanti, che è il nemico numero uno della pace, della stabilità e della prosperità. Ecco, allora questi partiti sono lì e che propongono degli slogan, ma chi guarda potrebbe dire: sì, è vero, le cose stanno così, ma insomma qualcuno sta lavorando per creare davvero quelli che un giorno saranno gli Stati Uniti d'Europa come gli Stati Uniti d'America. Ora, questa è non soltanto una illusione, ma è una mistificazione che viene venduta a dei cittadini sprovveduti, che nulla sanno della storia, dell'economia, del funzionamento delle istituzioni, e lo dico ancora una volta con molto rispetto, perché attenzione, siamo tutti ignoranti, solo in campi diversi. E quindi, insomma, se uno deve fare l'idraulico, come dico, insomma, io ho un problema nel mio bagno, adesso sono giorni che riesco a saltarci fuori. Quindi, massimo rispetto, e quando viene, io, insomma, gli do del lei con la L maiuscola e pago normalmente quello che mi chiede senza fiatare, perché altrimenti mi si allaga a casa. Quindi, attenzione, quindi massimo rispetto. Però la stessa cosa vale su questi temi politici, economici, sociali, su cui invece per misteriose ragioni coloro che leggiucchiano qualche giornale pensano di avere le idee chiare. Ora, gli Stati Uniti d'Europa non ci saranno mai, intanto perché non sono mai stati previsti da nessun documento, dalla conferenza di Messina 1955 fino ad oggi, dal trattato istitutivo della Comunità Europea, dal trattato di Maastricht del 92, al trattato di Lisbona e via dicendo, mai si è parlato di Stati Uniti d'Europa. Poi perché, ben inteso, Francia e Germania sono contrari, perché loro comandano l'Europa senza bisogno di far votare anche gli altri paesi che sarebbero d'intralcio.
Poi perché gli Stati Uniti d'America non li vogliono tra i piedi, perché comunque possono creare un problema anche se di fatto attraverso la NATO, e poi semmai potremmo arrivarci perché c'è una disposizione praticamente sconosciuta che vale la pena citare, vediamo se c'è tempo. Ho capito, sì. In proposito. Sì, certo. Ma soprattutto perché in Europa manca il sottostante affinché si possa immaginare la costruzione degli Stati Uniti d'Europa. E qual è il sottostante? Il sottostante è il popolo europeo. Non esiste un popolo europeo, esistono tanti popoli europei, ciascuno con la propria lingua, le proprie sensibilità, le proprie tradizioni, la propria religione anche. E i propri bisogni, perché certo i bisogni del mondo operaio, non so, siciliano, portoghese o greco, non sono gli stessi del popolo operaio, attenzione, finlandese o danese. E dunque non è un caso che non esistano partiti politici europei, ma solo associazioni di partiti politici nazionali. Perché non solo non avrebbero una sola lingua con la quale intendersi, ma anche perché le strategie politiche sarebbero diverse di necessità, perché diversi sono i bisogni dei popoli che, almeno sulla carta, questi partiti dovrebbero rappresentare. E partito politico che in Germania o non so in Olanda o in Svezia proponesse dividere la ricchezza prodotta in Europa, come si fa in Italia ad esempio, dove la ricchezza è prodotta nel centro-nord e viene distribuita anche nel sud. Perché? Perché noi ci riconosciamo nello stesso paese, con la stessa lingua, le stesse tradizioni, la stessa storia, e quindi fondamentalmente siamo un unico popolo che si è costituito in una nazione, uno stato-nazione. Ecco, in Europa questo non esiste. Quindi un partito che proponesse il trasferimento di ricchezza dal nord al sud sulla base dell'appartenenza tutti allo stesso popolo europeo avrebbe spazzato via alle prime elezioni, otterrebbe lo 0, qualcosa. E perché? Perché una nazione si basa, oltre che sulle istituzioni comuni, anche su un principio fondamentale, addirittura sottostante, che si chiama solidarietà comune. Disponibilità quindi a fare dei sacrifici per sostenere quelli che tra di noi hanno un'evoluzione magari arretrata. Ecco, dunque non ci saranno mai gli Stati Uniti d'Europa, e questa prospettiva serve soltanto per continuare a sostenere gli interessi di questa classe politica, questa sì vergognosa, che persegue soltanto onori, prebende e carriere. Sulla base di una narrazione che è mistificata e che fondamentalmente, come ho detto, serve per succhiare ricchezza, quella ricchezza prodotta dai lavoratori del nostro paese ogni anno, e non è un caso che da quando c'è in vigore il trattato di Maastricht, maledetto trattato di Maastricht, la nostra economia soffre pesantemente. Da allora l'unico paese al mondo che ha visto i salari dei lavoratori ridursi, e cioè essere inferiori, quindi sono passati ormai 23 anni, del 2,9% rispetto ai salari, io parlo in termini di potere d'acquisto, che i lavoratori italiani avevano nel 1992, prima dell'entrata in vigore di questo trattato di Maastricht. Ecco, mi è sembrato importante sottolineare questo aspetto, perché alla fine questo è l'obiettivo di questo neoliberismo globalista oltre frontiera, nel quale le decisioni vengono assunte dal pilota automatico o dal vincolo esterno, ma certamente non dalle nostre istituzioni democratiche, seppure insomma sofferenti sul piano della democrazia, come ad esempio il nostro Parlamento, visto che ormai il governo fa tutto. Però la stessa legge finanziaria, che è la legge più importante, che
il Parlamento approva, davvero finito, alla fine di ogni anno, prima di essere discussa, deve essere benedetta, quindi deve ottenere il via libera da parte della Commissione europea, in particolare da parte del commissario, un certo signore che insomma scadrà tra qualche giorno, ma che ancora oggi è l'individuo più importante in Europa e che però nessuno conosce. È un signore che viene da un minuscolo paese del Mar Baltico che si chiama Lettonia, lui si chiama Dobronski, il quale è il supervisore del lavoro del nostro Paolo Gentiloni, quanto mai ininfluente, e che quindi ha l'ultima parola per quanto concerne, insieme agli altri commissari, ben inteso, e alla Presidente della Commissione, sulle decisioni che i Paesi membri assumono in termini di bilancio e di spesa pubblica. Questa è la ragione per cui i nostri ospedali e le nostre scuole e le nostre strade vanno a ramengo. Ha fatto benissimo a fare questa ulteriore precisazione, la ringrazio ancora perché veramente è stato un ulteriore tassello in tutto il puzzle che deve essere ricomposto perché tutti capiscano bene. Io credo che, come quando assumi un determinato medicinale o affronti un determinato percorso terapeutico, dovresti essere informato di tutti gli aspetti, lo stesso dovrebbe valere per le elezioni, invece che quella specie di teatrino che si vede in giro, che sinceramente mi lascia molto molto perplesso, mettiamola in questi termini. Io credo che ci possiamo tranquillamente ricollegare alla diciamo la prima delle due questioni che le avevo proposto, cioè il pericolo bellico, perché giustamente lei introduceva anche la questione legata al ruolo della NATO e, diciamo, ai suoi, come posso esprimermi, collegamenti con l'Unione Europea, che esistono, e come se esistono, tra l'altro vorrei ricordare che adesso circa un anno fa, mese più, mese meno, era stato siglato questo accordo che era stato anche celebrato, mi ricordo anche la conferenza stampa dove erano presenti appunto la signora von der Leyen, il Presidente del Consiglio europeo e il Segretario Generale della NATO, che ha un nome che è tutto un programma, dove appunto parlavano di questo accordo. Tra l'altro è interessante anche notare che la composizione delle due organizzazioni si potrebbe quasi sovrapporre, nel senso che quasi tutti i paesi che sono componenti o membri dell'Unione Europea fanno parte anche della NATO e viceversa. Ci sono alcune eccezioni, pensiamo per esempio all'Irlanda, ma sono veramente residuali, oserei dire. Non è residuale l'Irlanda, è residuale il discorso a livello, diciamo, puramente aritmetico, mettiamola in questi termini. Ecco, io le cederei proprio la parola su questo discorso che stava introducendo, perché poi secondo me si sposa benissimo con la questione del pericolo bellico, che quello sì che è un qualcosa di cui ci dovremmo seriamente preoccupare, che potrebbe veramente impattare sulla vita di tutti noi. Allora, guarda, io vorrei vorrei attirare l'attenzione di chi ci ascolta sul legame che c'è tra l'articolo 5 del trattato NATO, che come noto impone o meglio sancisce il principio della difesa collettiva. Quindi aggredire uno Stato membro significa fondamentalmente aggredirli tutti. Tutti sono quindi tenuti a proteggere la sicurezza comune e intervenire a sostegno dell'aggredito. È ben evidente che questo è un quadro rappresentativo di stampo teorico. Perché? Perché alla fine a decidere sono sempre gli Stati Uniti d'America. Sia ben chiaro, quando si pensa che la NATO sia una organizzazione ormai di 32 nazioni che sono riunite intorno a un tavolo e che votano a maggioranza oppure con i vari distinguo, come normalmente si fa in qualsiasi consesso, ebbene, se uno si rappresenta la NATO in questo modo è fuori dalla grazia di Dio, come si diceva una volta. Tutti hanno diritto di parola, qualcuno parla, qualcuno poi non parla nemmeno, alla fine decide sempre uno.
Punto. La NATO quindi è l'insieme dei paesi europei e Stati Uniti e Canada all'interno del quale, questo insieme, il dominus è uno solo, gli Stati Uniti d'America. E gli Stati Uniti d'America sono oggi il supremo garante, poi arriveremo al punto, strategico militare dell'egemonismo imperialista, della società di mercato, di una plutocrazia solo ammantata in superficie da vestimenti democratici. In realtà si tratta di una sorta di religione interventistica dei diritti umani e dell'esportazione della democrazia con l'impiego di bombe al napalm quando è necessario, di una teologia del complesso di colpa olocaustico dell'umanità per di più, per cui oggi noi non possiamo dire che Israele è uno stato fondamentalmente terrorista che sta massacrando un popolo incolpevole, ci saranno anche dei terroristi lì, ma insomma non si possono mica uccidere centinaia di migliaia di persone solo perché in un certo territorio sono nascosti dei terroristi, i quali d'altronde secondo la nostra civiltà giuridica, quella che abbiamo costruito insomma negli ultimi secoli, non andrebbero neanche uccisi sul posto, perché il diritto dice che questi signori terroristi responsabili di atti di terrorismo dovrebbero essere arrestati e portati davanti a un giudice e poi giudicati con delle prove, e se queste prove fossero convincenti il giudice magari li condanna sulla base delle leggi vigenti, non è che possono essere uccisi per la strada così come succede in questo momento a Gaza, ma anche in Cisgiordania, non soltanto a Gaza. Chiusa parentesi, perché questo rientra nella nozione di guerra che è emersa con questa domanda. Tutto ciò presuppone la proliferazione di basi atomiche in tutto il mondo e ben inteso la costrizione dell'Europa nell'unica posizione che le è consentita, cioè quella del missionario, non voglio dire oltre, e tutto questo si basa sul controllo della narrativa, e cioè del modello culturale televisivo e mediatico della carta stampata, del rimbambimento antropologico universale, di una premessa ideologica capata in aria, che gli Stati Uniti sono la nazione scelta da Dio, chissà per quale strana ragione, per governare un mondo altrimenti irrequieto, che non sarebbe in grado di governarsi da solo, e tutto questo con l'aggiunta di altre perle politiche e filosofiche di superiorità della cultura americana rispetto a tutte le altre culture del mondo. Non è un caso che oggi la lingua della liturgia del mondo moderno è l'inglese, di solito parlato da chi non lo conosce, perché la servitù della gleba, come al solito, è notoriamente più cattolica del Papa. Quando si parla degli Stati Uniti d'America non si parla, e qui finisco, di 335 milioni di abitanti, ma soltanto di quell'1%, anzi di quello 0,1% che siede in cima alla piramide, perché la stragrande maggioranza delle famiglie americane sono insomma simili a quelle europee, a quelle italiane, cercano di portare avanti una loro esistenza in maniera dignitosa, lavorando semmai ancora più che gli italiani o gli europei, perché come è noto gli americani hanno al massimo 15 giorni di vacanze l'anno e non più. Gli Stati Uniti devono identificarsi in questa oligarchia plutocratica, bellicista e imperialista di cui ho parlato. Ecco, fatto questa premessa, l'articolo 5, lo abbiamo detto, del trattato NATO è ben chiaro, però pochi conoscono il contenuto dell'articolo 42
punto 7 del Trattato di Lisbona, che è uno dei trattati istitutivi e quindi una delle perle, diciamo, di questa cosiddetta Costituzione europea, che non esiste, che appunto nessuno ha mai letto, perché si tratta di testi illeggibili fondamentalmente per un cittadino ordinario europeo. E questo articolo dice questo, cito letteralmente: qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, quello che prevede la legittimità della legittima difesa in caso di aggressione esterna. Ciò non pregiudica, continuo, il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, chiusa parentesi. Questo fondamentalmente significa che se l'Ucraina dovesse giungere a una sorta di compromesso con la Russia, per adesso non è alle viste, ahimè purtroppo, e chissà cosa succederà, ma comunque se dovesse emergere la condizione di un compromesso e quindi si dovesse accettare da parte occidentale, fondamentalmente da parte degli Stati Uniti, che come ho detto sono quelli che decidono, che l'Ucraina non entrerà mai nella NATO, ma entrerà nell'Unione Europea, come tutti ripetono in maniera corale, perché l'Unione Europea è la casa di tutti sotto il profilo economico, monetario, istituzionale, che garantisce benessere a tutti e tutte queste storielle. Ebbene, in questo caso, comunque, se l'Ucraina dovesse essere aggredita da un altro paese o dovesse trovarsi ancora in guerra con un altro paese, presumibilmente sempre la Russia, e allora gli altri paesi sarebbero tenuti a intervenire. Questo significa che di fatto interverrebbero a difesa dell'Ucraina il 90% dei paesi della NATO, rimarrebbero fuori soltanto gli Stati Uniti e il Canada. E io credo che siano pochi coloro che pensano che in questo caso gli Stati Uniti e il Canada rimarrebbero davvero fuori. Quindi si tratta in buona sostanza di una trappola politico-giuridica e valoriale che viene tesa da parte di coloro che tirano le fila di tutto lo spettacolo, senza nemmeno che abbiano il coraggio di spiegare, ma forse non lo sanno nemmeno loro, nemmeno questi cosiddetti ministri e sottosegretari, i quali sono insomma fondamentalmente improvvisati, non vorrei offendere nessuno, ma una volta i ministri insomma erano espressione di un cursus honoris importante all'interno delle rispettive compagini politiche e partitiche. Non si arrivava a fare il ministro a caso negli anni 50, negli anni 60, sia a destra, sia al centro, sia a sinistra, quella classe politica lì era una classe politica con i fiocchi, preparata, colta, che aveva a cuore gli interessi italiani. Poi avranno fatto i loro errori, avranno avuto le loro posizioni criticabili, ma ciascuno di quei rappresentanti, soprattutto al vertice, era espressione di uno sforzo di comprensione, anche di una prospettiva di paese, e ciascuno sulla base dei propri valori e delle proprie ideologie, e che aveva a cuore il benessere di tutti i cittadini. Ecco, io credo che oggi non si possa dire più una cosa del genere. Per ragioni che adesso non abbiamo il tempo di approfondire, tutto questo fa parte del passato. E dunque, per tornare al punto, la guerra non soltanto è una prospettiva che sfugge di mano, che viene ormai assunta come una prerogativa che verrà adottata o non adottata da parte di coloro che hanno il potere. Ma i popoli, è possibile che
non ci sia una consapevolezza diffusa che i popoli devono decidere, anche perché le guerre sono decise dai governi, ma poi a morire è la povera gente, e le guerre sono i popoli a dichiararle, sono i governi a dichiararle, perché i popoli invece sono sempre contrari alle guerre. E dunque è mai possibile che non si apra una discussione di come far partecipare la nostra gente ad una decisione di questa gravità? Ad esempio, noi siamo un paese come belligerante, forniamo armi e sosteniamo una delle due parti. Intanto, perché dobbiamo sostenere una delle due parti? Noi non siamo legati da nessun vincolo di alleanza con l'Ucraina. L'altro paese che è in guerra con l'Ucraina non minaccia le nostre frontiere e non ha mai espresso delle mire sul nostro territorio o contro il nostro paese di nessun genere. Allora qualcuno dovrebbe dirci per quale ragione noi abbiamo assunto una decisione di parte. Per quale ragione? Perché qualcuno dice dobbiamo difendere la democrazia ucraina rispetto alla autocrazia russa, una cosa che fa ridere anche solo a esprimerlo in questi termini. Se qualcuno pensa che in Ucraina ci sia la democrazia, dovrebbe fare un giro in giardino e poi tornare, perché la Russia altrimenti una volta conquistata l'Ucraina arriverebbe a Lisbona. Ma anche questa è una nefandezza logica che credo nessuno possa davvero immaginare che risponda ad alcuna verità. In ogni caso la Russia non ha mai espresso un intendimento di questo genere, non ne avrebbe neanche la forza politica e militare, addirittura ha invaso l'Ucraina con 190.000 soldati, il paese più grande d'Europa, a parte la Russia, è proprio l'Ucraina. Quando Hitler invase la Polonia nel 1941 con l'operazione Barbarossa, una Polonia tra l'altro che era stata divisa in anticipo con l'Unione Sovietica, il primo settembre del 39, poi dopo l'Unione Sovietica, il primo settembre del 39, dopo insomma aver fatto il patto con Stalin per dividersi la Polonia, ebbene, metà Polonia fu invasa da un esercito, l'esercito tedesco, di 2 milioni di soldati. 2 milioni di soldati, quindi per conquistare tutta l'Ucraina i russi invece hanno impiegato inizialmente 190.000 soldati. In realtà loro non hanno mai dichiarato guerra all'Ucraina, hanno sempre utilizzato il termine operazione militare speciale, come sappiamo, perché sono interessati soltanto ad un certo territorio, quello abitato da popolazioni di lingua russa. Adesso, giusto o non giusto, non è questo il punto, è che non c'è nessun intento da parte russa che si è emerso negli ultimi anni, negli ultimi decenni addirittura, che Mosca voglia non soltanto giungere a Lisbona, non so, conquistare la Polonia, non lo so, la Repubblica Ceca, la Germania e così via, ma nemmeno tutta l'Ucraina. Quindi figuriamoci, non so, l'Italia per quanto ci riguarda e via dicendo. Dunque, noi semplicemente, e poi ho finito, semplicemente abbiamo seguito il tram che è guidato dagli Stati Uniti d'America, perché abbiamo obbedito al padrone del vapore, punto, e senza che il popolo abbia potuto partecipare a questa decisione. Ora, di fronte però ad una ipotesi di escalation che potrebbe portare addirittura ad una contrapposizione tra due potenze nucleari, con quello che potrebbe significare, ebbene, io reputo che il popolo, che secondo l'articolo 1 della nostra Costituzione, meravigliosa Costituzione, è sovrano, perché la sovranità appartiene al popolo, così dice questo articolo, ebbene, il popolo dovrebbe trovare modo di intervenire, di far sentire la sua voce. E se questo governo non lo consente, ebbene, allora questo governo
se il mondo sopravviverà, dovrà rendere conto alla storia di questo sopruso logico e direi secondo la Costituzione materiale del nostro paese, anche se lo so bene, non secondo la Costituzione formale, ma quello che conta è appunto la Costituzione, io reputo, materiale, quello che c'è scritto tra le righe della nostra Costituzione e non soltanto il lessico di questa. Io c'è una cosa che, di cui non sento mai parlare, approfitto del fatto che sto parlando con una persona che ha fatto una brillante carriera proprio nella carriera diplomatica, perché è di diplomazia che vorrei fare cenno in questa ultima parte della nostra conversazione di oggi. È un discorso che ho già affrontato anche con una comune amica, anche lei è stata ambasciatrice, sto parlando naturalmente di Elena Basile, tra parentesi ricordo sempre anche l'ultimo libro di Elena, L'Occidente e il suo nemico, di cui tra l'altro lei stessa ha curato la postfazione, molto molto interessante, vi raccomando la lettura di questo libro, è veramente, poi c'è la prefazione di Luciano Canfora, ricordiamo anche questo. Come viene presentata tutta la questione, adesso parliamo dell'Ucraina, ma potremmo fare più o meno lo stesso discorso anche sulla questione in Medio Oriente, con una frase che molti attribuiscono a Margaret Thatcher, non credo che sia stata neanche lei a pronunciare inizialmente, There is no alternative. Allora, questa è una grandissima fandonia, tanto per essere chiari. Cioè, non è vero che non ci sono alternative, perché le alternative ci sono e come? C'è la soluzione negoziale, la soluzione diplomatica. Invece, questa soluzione viene sempre presentata come qualcosa di impensabile, perché a seconda dei casi, o hai a che fare col terrorista, o hai a che fare con il pazzo autocrate, che tra l'altro credo che sarebbe già dovuto morire una trentina di volte con tutto quello che gli hanno attribuito, con tutti i mali che gli hanno attribuito. Cioè, se non si riesce a comprendere questo passaggio, secondo me sfugge tutto il resto. Perché nel momento che tu ti trovi davanti a una persona che ti dice, ah, non ci sono alternative se non implementare gli armamenti, addirittura si parla di ripristino della leva obbligatoria, perfino in Italia è un'ipotesi che non viene del tutto scartata. Io ho letto, tra l'altro, anche questo mi sembra interessante, al di là del fatto che si condivida o meno il merito dell'analisi, io ho letto uno degli ultimi articoli che ha pubblicato il professor Alessandro Orsini, che diceva, per esempio, che secondo la sua interpretazione, ci sarebbe la possibilità che, concluso il processo elettorale, come dire, chiuse domenica le urne, il nostro governo possa perfino procedere a consegnare ulteriori armamenti. Si parla di questi sistemi SAMP/T, io non sono un esperto di strategia militare, ma comunque sono dei sistemi di difesa antiaerea in sostanza, all'Ucraina. Come dire, non lo si fa ancora perché bisogna tenersi buone le persone fin quando non si vota, così come se la gente fosse, so, diciamo, vivesse sulla Luna. Io credo che molti non vivano sulla Luna, tutt'altro. Cioè, io vorrei cercare, non so se ci riuscirò anche col suo aiuto, di far capire che la possibilità di una soluzione diplomatica c'è. E c'è anche la disponibilità dall'altra parte. Invece, come viene presentata la cosa? Viene presentata come se avessimo a che fare con una persona che non ti parla, non ti ascolta, non è disponibile al dialogo, non è disponibile al confronto, quindi l'unica soluzione sono le armi. Non è così. Questo, quando viene presentato in questi termini, vi viene detta una fandonia. Perché io credo che se non viene colto questo passaggio, tutto il resto purtroppo va a ramengo. Ma l'altra volta magari parleremo della tragedia della politica delle grandi potenze, adesso non c'è tempo, però Certo, per volentieri. rispondere, insomma, per elaborare la nozione di There is no alternative, di thatcheriana memoria, questo è fondamentalmente il nocciolo assiologico del discorso del padrone, cioè di chi siede ancora una volta lassù in cima. E cioè che la nostra società è piena di problemi. Adesso lasciamo da parte la guerra, le ingiustizie, la mancanza di lavoro stabile, la riduzione del potere d'acquisto, lo sfruttamento di alcune categorie, i privilegi ingiustificati di altre e così via di seguito. Insomma, il conflitto di classe che si rinnova all'interno tra le classi, giustamente, e sulla scena internazionale. Tra i paesi che possiedono armi, ricchezza economica e influenza politica e i paesi poveri che magari possiedono materie prime e altre risorse e che sono costretti a cederle. Ecco, non c'è alternativa.
E questo significa che sì, si è fatto qualche sforzo per venire a capo di questi problemi. Alcuni di questi sforzi hanno raggiunto l'obiettivo e altri meno. Il discorso del padrone dice e ripete, lo sappiamo bene. E purtroppo è questo quello che siamo riusciti a fare. Si potrebbe fare di più, e d'accordo, adesso vedremo, ma fondamentalmente non possiamo lamentarci e dunque dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo raggiunto, non solo, perché poi quello che abbiamo raggiunto è un quadro nel quale i privilegi sono enormi da parte di coloro che detengono il potere, quindi i dominanti, rispetto ai dominati, utilizzando le categorie di servizio intermedie, e cioè la politica, il mondo dei media e l'accademia. Queste sono le tre. Nella politica ci mettiamo anche l'amministrazione pubblica, l'ordine pubblico, i carabinieri e tutti questi. E comunque, fondamentalmente, questo è il quadro. Allora, a questo si aggiunge un corollario di questo discorso sotterraneo, e cioè che è noto che, insomma, le ingiustizie ci sono ancora, e purtuttavia che il popolo si accontenti, perché le cose potrebbero andare anche molto peggio, e per fortuna che ci siamo noi in cima alla piramide che teniamo a bada il sistema, perché e altrimenti, insomma, l'impalcatura potrebbe crollare. Questo vale anche sulla scena internazionale. Da parte della potenza egemone e unipolare, che ogni giorno che passa diventa sempre meno egemone e sempre meno unipolare, e purtuttavia non si rassegna ancora a condividere i problemi e la soluzione dei problemi con il resto del mondo, ma il mondo, grazie a Dio, avanza per suo conto e sta già creando gradualmente, non vedremo l'alba di questo nuovo mondo domani mattina, e purtuttavia sta già creando le condizioni per una prospettiva di diversa pacificazione e di diversa prosperità, secondo un principio davvero, io credo, lungimirante e di grande rilevanza, che è stato espresso ed elaborato dal presidente cinese Xi Jinping, e cioè il principio della armonia, che poi si può tradurre anche in convivenza, nella diversità. Siamo diversi, ciascuno ha diritto di crescere e di prosperare e di scegliersi le proprie istituzioni come vuole. Questo però non deve portare alla guerra, come invece vuole l'espansionismo liberale, bellicista, della oligarchia corporativa americana. Per fare questo certamente ci sarebbero dei percorsi che aiuterebbero, che oggi vengono visti come una anomalia logica, assiologica e anche antistorica, direi, ma che gradualmente mi sembra che stiano entrando nella coscienza di alcuni settori del popolo. Non vedrò l'alba di questo nuovo germogliare, saranno i miei figli, forse i miei nipoti soltanto, però insomma noi dovremo recuperare la nostra sovranità, politica, istituzionale, monetaria ed economica di conseguenza, e dunque anche la nostra sovranità militare. Questo non significa vivere separatamente o addirittura alimentare un nazionalismo di stampo novecentesco che porterebbe ad una deriva di stampo fascista. Queste sono stupidaggini, mistificatorie, che servono per intortare il popolo, insomma, poco avvezzo al ragionamento.
quella roba lì è tramontata ormai da 100 anni o poco meno. In realtà la riconquista della nostra sovranità ci consentirebbe di avere gli strumenti per creare una società diversa, pacifica e più giusta e più libera anche. E questo solo le nuove generazioni di leaders potranno fare, certamente non quelle che abbiamo sotto gli occhi. E se fossero in grado di farlo, creando dei legami diversi con il resto dell'Europa, non certamente all'interno di questa gabbia obbrobriosa che chiamiamo disunione europea. E i due passi, adesso ci arrivo ed ho finito, sarebbero quelli che insomma, tu Paolo puoi immaginare, l'uscita dall'Unione Europea e l'uscita dalla NATO. Quale prima, quale dopo, insomma, ciascuno la sua scelta. E io naturalmente sottoscrivo in pieno queste parole, sarei il primo a sostenere un progetto di questo tipo, anche se giustamente come e su questo sono altrettanto d'accordo, occorrerebbe un'altra classe politica. Io spero nelle nuove generazioni, forse non farò in tempo nemmeno io a vederlo questo mondo che lei descriveva, però spero veramente che arrivi, perché altrimenti qui, oltre al discorso della guerra, che già è una serissima ipoteca sul nostro futuro, temo che ci siano veramente anche rischi di altra natura, perché giustamente ricordava lei, oggi le prospettive per una persona che penso, un giovane che si affaccia sul mondo del lavoro, sono poco incoraggianti sotto tutti i punti di vista economico, sociale e anche naturalmente di futuro, anche a livello personale, perché anche immaginarsi che una persona possa mettere su famiglia e quant'altro in condizioni di un certo tipo, è abbastanza remota come idea, mettiamola in questi termini. Io ringrazio infinitamente Alberto Bradanini, spero che questa intervista sarà vista da tanti e naturalmente l'invito è sempre a quello a condividerla, farla girare, facciamo circolare le idee. E, ecco, una preghiera in chiusura, anche rivolta alle persone di ogni età, da 0 a 125 anni, anche oltre, se hanno la fortuna di arrivarci. Passare il tempo a riflettere su questi argomenti non è né tempo perso né tempo sottratto agli altri piaceri della vita, a cui nessuno di noi dice di no, però è anche importante vivere informati. Non mi ricordo chi lo diceva, ma saggia quella persona che sosteneva che se non vi occupate di politica, prima o poi sarà la politica a occuparsi di voi. Grazie infinite, Alberto Bradanini. Grazie a voi tutti, grazie Paolo per l'invito. Grazie, sempre un piacere, a presto, buona serata a tutti.